4. Ciao ragazze, ciao ragazzi, eccoci qua, nuovo video. Io far vedere tutte le cosine che abbiamo comprato ultimamente. Acquisti sexy e da nonnina. E da nonnina sale di lenzina. Anche se ora non tanto. Con questo look mi piace come stiamo con le treccine. Pollice in su per Nenzina con le treccine. Guardate come sta bene, sembra una bimba. Mi piace tantissimo come stai. Comunque vi abbiamo fatto anche il video delle treccine, quindi vi lasciamo il link in descrizione se non l'avete visto, del tutorial per fare queste treccine, che si portano tanto, sono troppo carine, soprattutto adesso che inizia a fare caldo. Stai anche ordinata, sistemata. La prima cosa che volevo farvi vedere sono queste scarpe che ho comprato da... sono le mie? Sì. Che ho comprato da Bata. Sì. Di questa marca che non la conosco, sinceramente si chiama Northstar. Comunque, ho comprato queste scarpe che, vi devo dire la verità, le ho già indossate una volta e le ho messe perché mi piacevano troppo, non ho resistito. Però vi posso dire così che sono anche molto comode, e sono scarpe così che sono bianche, c'erano di vari colori. Qua c'erano le cernierine, sono troppo carine perché mi piace questo effetto così un po' come si chiama, seglinato, non so il nome carine, preciso. Carine, però sono fresche, sono... La cosa bella è che sono fresche e anche molto comode, quindi io le uso quotidianamente invece di mettere proprio la scarpa di ginnastica. Questa è un po' più elegante, un po' più carina, un po' più a signorina, insomma. Sono molto carine, a me piacevano tanto, infatti pure a te, queste sì, qua sì, vero. Sono raffinate, sì, e fini, sì. Sono troppo carine, invece della solita scarpa di ginnastica, sotto i jeans. Eccomi qua. E tu invece cosa? Invece queste, è veramente un regalo per il mio nonno. Esatto. Un regalo di mia sorella. Sempre da Bata, le ho regalate io. Eccole qua. Sono troppo carine anche queste qua. Guardate come sono belline. Queste sono proprio da teenager, troppo belline. Qua c'hanno tutti i brillantini. Sono grigie, in ecobelle, e poi qui c'è anche la punta di camoscio con tutti i brillantini. E anche dietro sono tipo un bianco sporco, e i lati invece sono grigi. Queste le vedo proprio bene con i jeans. Sono molto comode, ovviamente. Ma anche tipo con i leggings. La comodità è quando tu felacci, poi praticamente apri la cerniera, quindi usi solo la cerniera, non fai ogni giorno i lazzi. Non devi ogni giorno scegliere i lazzi, quindi è una cosa veloce, insomma, apri la cerniera, mi ho detto sì. Ottimo direi, fantastico. Questa marca, chi se ne frega, sempre lo diciamo, che è tipo un pigiama, diciamo così, fresco, con tutti di cotone, con tutti i cuoricini grigio. Ho scritto, c'è una scritta argentata, love sopra. E il pantalone invece è grigio, sempre con i cuoricini bianco. Troppo carino questo qua. È super shabby chic, vero? Guarda com'è elegante e shabby. È super shabby, dai, uffa. Ma pure il pigiama shabby chic. Ah, salvatemi. Questo è mio, poi ci teniamo da qui. Sì, a mostrare questi qua. Pigiami di Belen Rodriguez. Pigiami di Belen che ci ha regalato mia zia. Mandiamo un bacio grande alla nostra zietta, perché ci ha regalato sempre cose alla moda e siamo contentissime, che ci piacciono tanto. Lei ci regala sempre pigiami, la nostra spacciatrice di pigiami. Poi è brava perché sceglie sempre cose alla moda, anche essendo, diciamo, non giovanissima. Ha preso questo pigiama di Belen, troppo bello e super sexy e bellino, di questa marca Jadea, di cotone, freschi. È di cotone, e a me è grigio e a te è nero. Sopra c'è una stampa di una signorina. A me piaceva di più nero, però se l'è preso lei, vabbè, fa niente. Comunque sono belli tutti e due. E questi portano le tasche. Comunque si possono utilizzare sia come pigiama che come tute. Sì, come tute sotto per la casa. Sì, perché sono tute, diciamo, casalinghe. E vabbè, se ce lo mettiamo e diventiamo così, Nancy, che dici? Sì, diventiamo come Belen. Non me lo tolgo più da dopo. Speriamo, vabbè. Poi Telly Welly. Io la chiamo Telly, l'amica mia Welly. Comunque ragazze, qua si trovano tante cose che costano poco. È sexy. E anche se ultimamente stanno aumentando un po' i prezzi. Prima era ancora più economico, ma adesso sta diventando famoso. Sì. Comunque abbiamo comprato delle cosine super sexy. Allora, io ho preso questo. Allora, Nancy. La faccia di Nancy. Non ti piace? Ma dai, guarda com'è carino.
è un vestitino leopardato, troppo bellino, ragazzi, però l'ho visto, sono impazzita. È super sexy perché è tutto stretto e poi è corto. E qua c'ha tutte le spalle, tipo questa maglia qua. Ah, questa maglia, se vi chiedete, l'avevo comprata, avevo fatto il video. Sì, da Forever 21. Da Forever 21, vi lascio casomai il link nelle box informazioni del video haul che avevamo fatto in quel caso. Comunque, questa qua c'ha anche le maniche, le spalle scoperte, quindi è sexy con tutte le spalle. Ma non è il problema delle spalle, è il problema del colore. E comunque devo dire la verità, è una fantasia che non valorizza molto, perché secondo me ingrassa un pochino, cioè non smagrisce, però è troppo bello, l'ho preso comunque, anche se magari non mi sta benissimo, però mi piaceva. Dai, è troppo bello, è super sexy, fatica. Sexy, fatica. Preso? Io ho preso una maglietta molto sexy. Sexy proprio da nonnina. Non è vero, una magliettina è corta e comunque molto scollata. Guardate, c'è una bella scollatura. Ah, wow, è bella sta scollatura, è vero, eh? E poi di lato c'ha questi laccettini, guardate. Vedo, non vedo. E poi la cosa bella è che è corta ed è di cotone, quindi cotone leggero. E poi scollatissima, mi piace. Guarda le pompe fuori. No, quadra. Quanto scollato, davvero, molto scollato. Vabbè, proprio scena. E poi mi piace il colore, questo grigio shabby chic. È un grigio punto. Shabby chic. È grigio shabby chic. Comunque, in quanto a sexitudine ti batto? Perché ho preso anche questo che avevo visto prima io. Allora, questo vestitino è molto bello, ragazze. Costa soltanto, vabbè, soltanto no, costa 30 euro. Che secondo me è giusto, non è poco. Lo so che se vi posso sembrare pidocchiosa, però secondo me 30 euro. Io aspetto sempre. È anche molto. Comunque, sto vestitino però è fatto bene, perché tutto è bene, ricamato, cioè tutti inserti ricamati, guardate, sia qua sia dietro. Velati, poi c'è velato, proprio velato. Sì, davanti qua, in mezzo alle, insomma, alle cose questa qua. Alle, sexy. Alle bocce. C'è questa parte velata, quindi viene qua in mezzo velato. E, che ingrandisce pure il seno. E anche qua, lateralmente alla vita, è velato. Alla ciccia. Le maniglie dell'amore. E poi è stretto, 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 è elasticizzato. E il nero, secondo me, i vestitini neri, ragazzi, sono i migliori. Perché, perciò ho detto, questo qua, ad esempio, non mi valorizza molto. Ma in generale, i vestitini neri, non lo so se solo a me oppure a voi, datemi conferma nei commenti. Quelli neri no, ti rendono più bella. Cioè, ma poi proprio sono più eleganti, più sono fini. Più eleganti, ti tolgono i difetti, un po'. Sapete, un po' di pancettina, le cosettine. È bello. Sono proprio belli. E questo qua mi piace tanto, tanto. Devo dire la verità, i vestitini Taywell calzano bene. È vero, anche in estate li abbiamo presi, sono proprio belli. Poi ho preso altre due cosine. Allora, ho preso questa maglietta che è troppo. Ci voleva bella. Una maglietta corta scema. Guarda, è corta. è scema, confondere apprezzati. Allora, è corta e c'è scritto sopra: Fly to the moon, like a farfalla. Butterfly. Ed è praticamente corta però larga, quindi è troppo carina sta cosa, che comunque è morbida e larga. E si vola. E poi c'ha le maniche troppo belline, tutte sbucherellate, tipo di sbucherellate di uncinetto, bucherellate. Comunque è bella sta maglia, mi piace tanto tanto. E poi ho preso alla fine questa qua, che invece è più semplice, più carina. Ed è una maglietta fatta pigiamino. Corta e stretta, quindi tipo una t-shirt più, diciamo, che valorizza insomma le forme. Ed è arriva però fino al jeans, quindi non è molto corta. E la cosa bella, c'ha questa fantasia tutta con le crocettine, i rombi, è molto bella. Sì, tipo di bella. Questa qua la vedo molto bene sopra un pantaloncino di jeans. Sì, qua, insomma, fresca. Finito! Quindi questo è tutto, ragazze. Noi speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto, che non sia acquisti sexy e da nonnina, ovviamente. Sto cercando di farla convertire, ma non ci riesco in nessun non ci modo. Non riuscirai mai. Però siete troppo bene, guarda, credimi, fatele sempre. Sei troppo bene. Mi sembri tipo una scolaretta, troppo carina, bellina, quelle scolarette giapponesine. E poi si trasforma, sai, nei manga, così, fanno paura, la bambola assassina, lezia assassina.
quindi assassina. Sì ragazze, vi invitiamo a metterci tanti pollici in su se questo video vi sia piaciuto, se vi piacciono i video con la mia sorellina Lenzina con le treccine. Vi mandiamo un bacio grande e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao. Ciao.